Vi voglio invitare a prendere la parola di Dio in secondo Timoteo a capitolo 3, leggeremo dal versetto 1. Secondo Timoteo, capitolo 3, leggeremo dal versetto 1. Così dice la parola di Dio. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affetto naturale, inaffidabili, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, avventati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Fin qui la parola del Signore dice: Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Cari ascoltatori, in questa sera la parola di Dio, ispirata dallo Spirito Santo, perché è buono che noi comprendiamo e che ci sia sempre questo nel nostro cuore, la parola di Dio, la Bibbia, è ispirata dallo Spirito Santo. E questa parola ci dice che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Ora, quando si parla degli ultimi tempi, certamente e giustamente, molti penseranno a quando il Signore Gesù tornerà. E aggiungo che considerando oggi questa parola, siamo davvero molto vicini al suo ritorno. Ma a mio avviso, credo che dopo che Gesù è salito in cielo e si è seduto alla destra del Padre, da quel momento siamo entrati, possiamo dire, negli ultimi tempi, ultimi giorni. È cominciato come un conto alla rovescia. Certamente sempre più avanti andiamo, la parola di Dio ci dice che sarà come le doglie di una donna. Più si avvicina il giorno del parto, più frequenti saranno le contrazioni e più forti saranno i dolori. Ma ora, alla luce di questa parola che abbiamo letto oggi, alla luce di quello che Dio vuole dirci oggi, possiamo dire con fermezza che questo testo è una descrizione dettagliata sia della società di oggi e ancor di più di domani. Perché più ci avviciniamo al giorno del Signore, più terribile sarà la condizione del genere umano. Certamente possiamo affermare che questa descrizione dell'Apostolo è molto simile alla condizione della società di oggi. Oggi forse non si considera molto quello che stiamo vivendo in questo tempo. Viviamo in giorni terribili. Viviamo in una società empia, una società che cerca di eliminare Dio. Eliminare Dio dalle scuole, dalle famiglie, una società che cerca di distruggere la famiglia naturale come Dio l'ha stabilita. Quello che abbiamo letto in questo testo sembra di leggere il giornale di questi giorni e questo ci fa comprendere che ci troviamo molto vicini al ritorno di Cristo Gesù. E come dice la parola, la Chiesa dica: Vieni presto, Signore Gesù, e noi vogliamo dirlo con tutto il nostro cuore. Vieni presto, Signore Gesù. Abbiamo il desiderio di te. Sappiamo che ci sono ancora delle profezie che si dovranno adempiere, ma certamente faremo bene a porre attenzione, cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle, che in questo tempo in cui ci troviamo, dobbiamo essere pronti per il suo ritorno. O sappi questo, Chiesa, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili ed è buono che noi siamo preparati. La prima caratteristica degli ultimi giorni sarà un mondo senza Dio, perché gli ultimi giorni, allora, come si potrebbe dire, negli ultimi giorni, ecco, verranno tempi difficili. Come mai? Perché gli ultimi giorni saranno difficili? Proprio perché il mondo rinnega Dio. Il mondo sarà sempre di più senza Dio nel cuore, sempre di più vediamo un rinnegare Dio nella propria vita.
la sua parola, i principi della parola di Dio. C'è rinnegare Dio. Ecco, al versetto 2 dice: perché gli uomini saranno egoisti, saranno amanti del denaro, saranno vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori e ingrati e irreligiosi, dice. Gli uomini saranno egoisti. Questo termine non significa l'amore normale e naturale per la vita, che è normale che dobbiamo averlo, l'amore normale per se stessi, ma si riferisce all'egoismo, l'egocentrismo, che portano ad avere una vita centrata su se stessi, sui propri piaceri, invece che su Dio, a soddisfare i piaceri della carne. Questo porta molti a mettere se stessi al primo posto, ad escludere gli altri come la propria moglie, il marito, i genitori, i figli, i vicini di casa, gli amici. Dio stesso, che dovrebbe essere al primo posto, viene dopo. Viviamo in una società incentrata sul piacere dell'io. Forse, fratello, sorella, amici, ascoltatori, ecco, non possiamo dire oggi che noi stiamo vivendo in questi tempi. Oggi la maggioranza è sempre più evidente che si pensa a compiacere la propria volontà anziché la volontà di Dio, i propri desideri anziché pensare a quello che Dio desidera. Non si pensa a ciò che piace a Dio, si cerca a tutti i costi di appagare i propri desideri senza tener conto degli altri, senza tener conto di Dio. Si cerca di ottenere tutto ciò che si desidera, anche se questo, ecco, potrebbe fare del male a qualcun altro. La società di oggi, l'uomo e la donna di oggi vivono come se tutto il mondo girasse intorno a se stessi. Si vive solo per il proprio piacere egoistico. Si arriva a tal punto che non importa se altri muoiono, se gli altri mangiano, se ridono, se piangono. Ci sono tanti che vivono nella solitudine, nel dolore, e nessuno ci fa caso perché si è troppo concentrati su se stessi. L'egocentrismo spinge a innalzare se stessi come delle divinità, a pensare che nulla sia più importante del piacere personale. La società di oggi in cui viviamo, cari ascoltatori, è sempre più amante del denaro, sempre più concentrata sul denaro, sulle ricchezze. Le persone desiderano sempre, ecco, sempre di più, sempre di più. E più avanti andremo, più sarà così. Si va di male in peggio, si desidera sempre qualcosa di più grande, cose sempre più belle. Sarà sempre più difficile trovare chi è appagato di ciò che ha. Più andiamo avanti e vedremo persone che vorranno accumulare sempre di più le loro ricchezze. Si cercherà sempre di più di avere la casa migliore dell'altro, vestiti appariscenti, gioielli, oggetti preziosi, viaggi di lusso, eccetera, eccetera. Si cercherà sempre di più di avere proprietà, possedimenti lussuosi. Si cercherà sempre di più di avere controllo degli altri. Ma in Giacomo, a capitolo 1, versetto 11, la parola di Dio dice questo: infatti il sole sorge come il suo calore ardente, e fa seccare l'erba, il suo fiore cade, la sua bella apparenza svanisce, così anche il ricco appasserà nelle sue imprese. Cari fratelli e sorelle, cari amici che siete in ascolto, tutto quello che l'uomo costruisce senza Dio, tutto quello in cui l'uomo si appoggia, tutte le ricchezze di questo mondo appassiranno, svaniranno. Ecco, tutto questo, tutta questa apparenza svanirà. Così dice la parola di Dio. Molti saranno, come dice la parola di Dio, vanagloriosi negli ultimi tempi. Oggi ci troviamo in una società piena di vanagloriosi, in cui molti dicono di essere maestri e vengono meno nel timore di Dio. Molti dicono di essere saggi, ma mettono la parola di Dio in discussione, la deridono, la oltraggiano, e le loro opere testimoniano che il loro cuore è lontano da Dio. Sono dei millantatori.
sono dei simulatori, ostentatori e possiamo dire come spacconi anche. In altre parole, molti si vantano di ciò che possiedono o fingono di possedere, di ciò che hanno o di fare ciò che non hanno fatto. Ecco, tutto è apparenza. C'è chi si vanta di un lavoro, di un affare, di un possedimento, di qualsiasi altra cosa possa fare effetto sugli altri. Ecco, si vuole apparire davanti agli altri. I vanagloriosi sono persone che sentono il bisogno di innalzarsi al di sopra degli altri, anche se questo sia finzione, inganno e menzogna. La parola ci dice che gli uomini saranno superbi negli ultimi tempi. La superbia nella società di oggi ha queste caratteristiche, sempre più arroganti, attrezzosi. Molti guardano il loro prossimo dall'alto in basso. C'è molto disprezzo del prossimo, molta competizione. Si vuole avere, si vuole essere migliori dell'altro. Questa attitudine può essere sia manifesta, ma può essere anche celata, nascosta nel cuore. La persona superba pensa di essere migliore degli altri. Questo è un sentimento che nasce nel cuore della persona superba. Potrebbe sembrare tranquilla, potrebbe sembrare anche umile, ma nel suo cuore si sente segretamente migliore degli altri. Ecco, ma in Isaia noi leggiamo queste parole, Isaia 53, a versetto 2, noi leggiamo che Gesù non è venuto così. Isaia, profetizzando di Gesù, dice questo: egli è cresciuto davanti a lui come un germoglio, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forme né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Ecco, la parola di Dio ci dice che Gesù non venne per attirare gli sguardi, era semplice. Gesù era semplice, e così devono essere i cristiani oggi. Non dobbiamo ricercare l'apparenza, non dobbiamo ricercare di piacere agli altri, agli uomini, ma dobbiamo essere semplici, dobbiamo prendere esempio dal nostro Signore Gesù. La parola di Dio ci dice che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E nel Salmo 73, a versetto 20, dice: come avviene a un sogno quando uno si sveglia, così tu, o Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza, la loro vana apparenza. Cari fratelli e sorelle, noi non dobbiamo essere un'apparenza, non dobbiamo desiderare le cose che danno sazio soltanto apparentemente, soltanto all'occhio viziato. No, cari fratelli e sorelle, ecco, gli uomini, dice la parola di Dio, negli ultimi giorni saranno bestemmiatori. Questo termine, sapete, significa calunniare, insultare, inveire, ingiuriare, indisprezzare. Ecco, disprezzare significa anche maledire. Di solito la blasfemia è considerata contro Dio, e questo infatti è quello che avviene. Ed è così, principalmente la parola di Dio si riferisce proprio a Dio, questo passo che abbiamo letto. Ma è anche vero che è un peccato anche contro gli uomini. Gli uomini infatti possono bestemmiare anche contro gli altri. Pensate alle maledizioni, agli insulti contro Dio, ma anche contro gli uomini. Oggi quasi tutti malediscono, insultano, dicono cose brutte su qualcuno, o per rabbia, o come se fosse un divertimento. Ecco, molti insultano le madri, i padri, i figli. Molti madri insultano i figli. Ecco, ancora possiamo vedere, abbiamo questi esempi anche magari in persone che dovrebbero essere maestri, persone professionisti. Abbiamo questo esempio anche, lo vediamo anche attraverso la TV, gli attori, i comici, i politici e persino molti che si proferiscono cristiani per essere accettati dal mondo. Ecco, parlano come quelli del mondo, per essere accettati da questa società che è senza Dio. Perché
Oggi viviamo questo, perché stiamo assistendo a tutto questo? Perché oggi questa società implica così tanto verso Dio, implica così tanto verso gli altri e contro anche se stessi? Perché sempre più viene meno il rispetto sia di sé che degli altri, sia della posizione, sia dell'autorità e di conseguenza di Dio. Una società insoddisfatta, un cuore che non cerca la propria soddisfazione in Dio non sarà mai appieno soddisfatto. Se tu non cerchi la tua soddisfazione in Dio, non sarai mai soddisfatto nella tua vita. Un cuore turbato e insoddisfatto arriva a bestemmiare Dio e l'uomo, ma anche se stesso. La parola di Dio ci dice ancora che gli uomini saranno disubbidienti ai genitori, praticamente si rifiuteranno di fare ciò che dicono i genitori. Oggi assistiamo alla più grande ribellione dei figli. I figli si ribellano contro i genitori e più andiamo avanti, cari nel Signore, sempre peggio sarà. Possiamo testimoniare che non c'è più rispetto per i genitori. La domanda da porci è: se un figlio non rispetta la madre o il padre, chi rispetterà nella vita? Se un figlio oggi è in grado di maltrattare i suoi genitori, che sono le persone più vicine a lui, quante altre persone maltratterà nella vita? Se un figlio non obbedisce ai genitori, che sono quelli che maggiormente si prendono cura di lui, a chi obbedirà? I genitori sono quelli che l'hanno fatto nascere, che l'hanno amato e che si sono presi cura dei figli. Se i figli non rimangono fedeli ai genitori, non saranno fedeli a nessuno. E la famiglia, ecco, né alla famiglia né alla società. Ed ecco, e tutte le cose come la famiglia, la società, la civiltà, queste cose crolleranno. Gli uomini saranno ingrati, dice la parola di Dio. Oggi gli uomini non sono riconoscenti e non apprezzano ciò che possiedono o ricevono, non rendono grazie né a Dio né all'uomo. La vita è un dono di Dio e dovremo continuamente rendergli grazie. Gli uomini saranno irreligiosi e questo termine può anche definirsi profani, indecenti, sfacciati, schiavi, schiavi delle passioni più vili, incapaci di concepire il decoro, la decenza, la purezza, la giustizia. La persona religiosa non conosce decoro, non ha pudore, non ha esigenze morali e del vivere civile, nel vestire, ecco, né parlare, né comportarsi. Cerca piacere nelle cose anormali. È controllata dalle passioni. Cerca continuamente di soddisfare la carne, prova poca vergogna per il suo vivere nel peccato, non conosce la decenza. A versetto 3 noi leggiamo che saranno senza affetto naturale, cioè senza amore, insensibili. Saranno inaffidabili, infedeli, sleali e bugiardi. Saranno calunniatori. Questa parola da greco, sapete questa parola calunniatori cosa significa? Viene dal greco, ecco, viene usato il nome Diabolos, il nome del diavolo. Qualcuno disse: il diavolo è il padre, è il capo di tutti i calunniatori. Ecco, ancora continua: intemperanti, indisciplinati. Intemperanti significa anche senza autocontrollo, senza forza per disciplinare. Essere intemperanti significa abbandonarsi a piacere e all'indulgenza, alle passioni, alle brame sessuali, alla concupiscenza, alla lascivia. Ecco, saranno spietati, selvaggi. Spietati, questa parola si può dire anche selvaggi. Questo termine allude agli animali selvaggi. Negli ultimi giorni il comportamento feroce e selvaggio aumenterà e oggi vediamo che ci sono omicidi atroci. Ecco, senza amore per il bene, si riferisce al disprezzo per le persone pie, al disprezzo per le cose buone. Ecco, sempre di più le persone si vergogneranno di schierarsi dalla parte della giustizia, di difendere il bene, di essere considerati tra i santi, avere amici santi. Saranno traditori, avventati, orgogliosi, traditori, avventati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Amanti di tutto ciò che
che fa piacere alla carne anziché di Dio. Molti, dice, saranno amanti del piacere. In questi giorni di feste, ecco, possiamo dire che molti hanno dato spazio alla carne, ai piaceri della carne. Purtroppo ci sono credenti anche che in questi giorni si sono dati ai piaceri dell'occhio viziato e delle cose che appagano il ventre. Anime sensuali che dimenticano la parola di Dio mescolandosi con il mondo per festeggiare insieme al mondo, per sedersi sul banco di coloro che scherniscono la parola di Dio. Ma l'uomo spirituale, l'uomo nato di nuovo, l'uomo che è nato di nuovo sa che prima di tutto nella vita viene Dio. L'uomo spirituale sa che al centro della nostra vita deve esserci Dio. L'uomo spirituale ha il suo diletto in Dio. Non trova piacere in nessun altro o in qualcos'altro, ma solo in Dio. Tutta la sua vita è incentrata per la gloria di Dio. Siamo stati creati per questo e a questo scopo, dare la gloria a Dio. Questo è lo scopo della nostra vita. Caro ascoltatore, tu sei stato creato non per saziare i piaceri e le concupiscenze della carne. Oh, tu sei stato creato per la gloria di Dio e per dare gloria a Dio, caro cristiano. Tu che dici di essere cristiano, tu sei stato creato per dare gloria a Dio. Oggi molti offrono un Vangelo centrato sul piacere dell'io, ma il vero Vangelo è cristocentrico, è diocentrico. Aventi le forme della pietà, dice al versetto 5, ma avendone rinnegata la potenza, dice aventi le forme della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Cioè, il rischio è, cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle, il rischio è di avere una forma della vita cristiana, avere le forme religiose. Avere le forme, l'apparenza, l'apparenza sembrano vere, ma è soltanto una forma, mentre viene meno la vera vita cristiana, una vita intima e non fatta soltanto di forme. Oggi viviamo in una società basata sull'apparenza, una società che ama l'apparenza. Rinnegano la potenza di Dio, quella potenza che libera, che spezza le catene del male, che spezza le catene del peccato, che spezza le catene di Satana. E molti oggi vivono schiavi di Satana, che libera dalla morte, che libera dall'oppressione della morte. E sapete, in 1 Samuele, a capitolo 16, a versetto 7, il Signore, ecco, era in cerca di un uomo che aveva il cuore secondo la sua volontà. E dice questo: ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti, l'Eterno non guarda quella a cui guarda l'uomo. L'uomo guarda all'apparenza. Ma l'Eterno guarda al cuore, cari nel Signore. Ecco, Dio ancora oggi si vuole scartare degli uomini che abbiano Dio nel proprio cuore, che non siano uomini che si lasciano trasportare dell'apparenza, che siano affascinati o che vivono nell'apparenza. Ma Dio vuole degli uomini che abbiano il cuore a Dio, il cuore secondo la sua volontà. E nel Salmo 51, versetto 17, dice questo, ed è questo il salmista, proprio il salmista è quel ragazzo che Dio si era scelto, Davide, quell'uomo che aveva secondo il cuore di Dio, aveva il cuore secondo la volontà di Dio, che Dio si era scartato, ecco, che non aveva una statura da attirare gli sguardi o da attirare lo sguardo del profeta, ma ecco, quell'uomo, quel ragazzo divenne uomo ed ecco, guardate cosa dice in un salmo. Lui, ecco, dice questo: i sacrifici graditi a Dio sono lo spirito rotto, Dio. Tu non disprezzi un cuore affranto e umiliato, e che questa sera anche noi possiamo comprendere che abbiamo bisogno di avere uno spirito rotto davanti a Dio.
Dio non disprezza un cuore affranto e umiliato. Dobbiamo accostarci a Dio con un cuore rotto, con lo spirito rotto. Dobbiamo avere il cuore affranto, riconoscere, ecco, che siamo venuti meno, riconoscere i nostri peccati e tornare a Dio. Ecco, questa sera vogliamo tornare a Dio con tutto il nostro cuore. Ecco, in Isaia, e concludo, e vado alla conclusione. In Isaia capitolo 61, versetto 1 dice questo, e questo è quello che Gesù poi dirà anche nei Vangeli, quello che il primo passo che Gesù lesse quando si trovò nella sinagoga: lo spirito dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto a portare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù e l'apertura del carcere ai prigionieri. Dio sta cercando questa sera degli uomini, delle donne che hanno il cuore rotto. Dio questa sera vuole portare la buona notizia, e la buona notizia è che Dio ti può liberare dalla schiavitù del peccato, per proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù, l'apertura dei carceri e dei prigionieri. Molti sono prigionieri dalle proprie emozioni, molti sono prigionieri dalle concupiscenze, molti sono prigionieri ancora dalle tradizioni, molti sono prigionieri dal peccato. Ecco, ma Dio oggi vuole liberare, perché Dio non vuole l'apparenza. Dio vuole che sia manifestata la sua potenza nella nostra vita, e la sua potenza è avere delle vite veramente trasformate. Dio vuole trasformare la tua vita, caro fratello, cara sorella, caro amico che sei in ascolto. Se tu vuoi una vera liberazione nella tua vita, devi questa sera umiliarti sotto la sua potente mano, e devi andare a Dio con un cuore rotto, uno spirito contrito, andare a Dio e chiedere: Signore, liberazione. Questa sera Dio non vuole più che noi viviamo una vita cristiana nell'apparenza, e se c'è qualcuno questa sera che si riconosce che sta vivendo una vita nell'apparenza, Dio non vuole che noi viviamo in questa maniera. Prepariamoci, cari nel Signore, perché Gesù sta per tornare. I giorni diventano sempre più bui, sempre più difficile. Ecco, ma il Signore vuole che noi siamo pronti, e per essere pronti dobbiamo tornare a mettere Dio a primo posto, a riconoscere che noi non siamo stati creati per soddisfare il nostro piacere, ma per soddisfare Dio. E saremo soddisfatti nella nostra vita soltanto quando comprenderemo che noi siamo stati creati per la sua gloria. Ecco, ti voglio invitare a chiudere i tuoi occhi. Ovunque ti trovi, sento questa sera di pregare per te. Questa sera voglio pregare per tutti coloro che questa parola l'hanno ricevuta nel proprio cuore. Ecco, voglio dirti questo questa sera. Forse tu questa sera non ti senti felice. Forse non trovi la pace nel tuo cuore. Forse c'è qualcuno questa sera che ci sta ascoltando che sente un peso nel suo cuore. Forse c'è qualcuno questa sera che non riesce a vedere una svolta nella sua vita. C'è qualcuno che sta vivendo nella paura. Ecco, io questa sera voglio pregare per te. Ecco, finora forse tu ti sei reso conto che stai vivendo una vita incentrata su te stesso, ma questa vita non ti ha soddisfatto. Non hai trovato la pace nelle ricchezze di questo mondo. Non hai trovato la pace, ecco, nell'orgoglio di questa vita. Ecco, oggi questa sera il Signore vuole liberarti. Questa sera il Signore vuole liberare dei prigionieri. Ci sono anime legate, credenti che vivono legati perché non hanno aperto il cuore a Dio, perché stanno vivendo una vita incentrata su se stessi. Ecco, caro fratello, sorella, questa sera Dio ci chiama a vivere una vita di potenza. Vogliamo umiliarci sotto la sua potente mano.
Ecco, Dio è potente da liberarti, Dio è potente da portare la pace nella tua casa, Dio è potente da convertire tuo marito attraverso la tua testimonianza di una vita veramente e completamente arresa a Dio. Dio è potente da convertire tuo figlio attraverso la tua testimonianza. Oh, questa sera arrendiamoci a Dio con tutto il cuore, cerchiamo la sua faccia, riconosciamo che Gesù sta per tornare, riconosciamo che non c'è più tempo da perdere in gozzoviglie o nei piaceri di questo mondo. Padre Santo, ti voglio pregare ora, nel nome di Gesù, voglio prendere autorità contro quei demoni che legano con i vizi di questo mondo. Padre, ti prego ora nel nome di Gesù, libera, Signore, oh Signore, coloro che in questo momento con un cuore rotto vengono a te, Signore. Ti prego di liberare, Signore, anche coloro, Signore, che in questo momento stanno vivendo una vita di oppressione. Ecco perché quando si vive per questo mondo, Signore, la vita è aggravata, oppressa e travagliata. Ecco, mentre il tuo gioco è leggero, è semplice, è dolce. Padre Santo, vogliamo vivere una vita spesa per te, vogliamo essere la luce di questo mondo, vogliamo testimoniare di te, Signore, con la nostra vita, Signore, con le nostre opere di ravvedimento, di santificazione. Grazie, Padre, grazie per la tua parola, grazie, Signore, per ogni anima che ha ascoltato questa parola. E ti preghiamo, Signore, oh, rimani con noi, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia.